ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi, come avrete letto dal titolo, sarà una sfida tra make-up low cost e high cost per vedere se effettivamente si nota una reale differenza in viso. Io cercherò di usare prodotti più simili possibili tra di loro per non far notare la differenza e vedere se alla fine indovinate qual è il lato in cui usate trucchi low cost e qual è il lato in cui usate trucchi high cost. Niente, mi emoziona molto questo video, quindi direi di iniziare subito. Di solito non utilizzo particolari primer per il viso, al di là di quelli minimizzanti per i pori, quindi direi di andare con le creme idratanti. Nella metà low cost utilizzerò questa crema qui di The Ordinary. Questa qui è la NMFH, ovvero Natural Moisturizing Factor, mentre dall'altra parte questa qui di Aesop, la Into Minds, rispettivamente sono circa 6,47 euro. Sarà a voi decidere quale sarà il lato low cost e quale quello high cost. Io spero di non sbagliarmi in tutto il video, avrò l'ansia di mettere il prodotto per esempio in tutto il viso mentre devo concentrarmi a fare metà e poi metà. L'altra metà. Le texture devo ammettere che sono totalmente diverse. E fino a qui tutto bene. Adesso iniziamo con la base. In questo caso due prodotti. Low cost è il mio amatissimo L'Oreal Accord Parfait Nude. High cost Nabla, che con questa uscita di 30 euro devo dire che si è posizionato un po' nella fascia high cost. Quindi Nabla contro L'Oreal. E adesso devo pure ricordarmi dove metto cosa, perché non posso mischiare high cost e low cost. Raga, ma che difficoltà fare video! La texture di questi due devo ammettere che è diversa, ma alla fine il risultato secondo me potrebbe essere simile. Devo ammettere che sto mischiando tra entrambi con un altro fondotinta che non teniamo in considerazione perché è più chiaro, per matchare il colore. Tra l'altro volevo chiedervi se vi interessano i prodotti di The Ordinary a livello di recensione o provarli insieme sul canale, perché ho fatto un bell'ordine, che in passato avevo fatto dei video di The Ordinary, non so se vi ricordate, vi lascio qui. Però alla fine quei due prodotti non mi hanno entusiasmato parecchio, erano il siero alla niacinamide e il peeling, e quindi ho comprato una caterva di roba per provarla di nuovo, ma provarla come si deve. Quindi ditemi assolutamente se vi andrebbe questo video con un commentino qui sotto. Non vi lascio vedere le texture perché sarebbe palese. Tra l'altro il fondotinta che ho utilizzato per schiarire questi due prodotti, noto sempre che nel video mi sbianca un sacco. Magari a fine video vi rivelerò di chi si trattava. Questa è la situazione della base per il momento. Nota di differenze. Adesso direi di andare praticamente quasi con un unico step con blush terra illuminante e dopo cipria, e capirete perché. Perché è anche un prodotto liquido, purtroppo, sottolineerei. Quindi per l'high cost vado con Mulac, la distruttissima Mulac, che viene tipo 27 euro. Mentre per il low cost vado di Primark. Sono un po' lerci, ma facciamo finta di no. Terra, cioè contour stick e blush, 3 euro e 3 euro. Ok, dal colore ci sta, dal finish si potrebbe già intuire qualcosa, quindi vado subito avanti, così vi confondo. Fenty Beauty High Cost, Nabla Low Cost, quella in polvere libera. Già meglio, ho camuffato la situazione. Voglio sapere le vostre idee, se avete già capito qual è il lato low cost, nel caso lo dirò, vabbè, low cost e high cost. Fatemelo sapere. Inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, fatelo. Se vi faccio almeno un pizzico di simpatia, così mi aiuterete ad arrivare ai 1000. Ma oggi sappiamo parlare. Per l'illuminante barerò, utilizzerò lo stesso da entrambi i lati. Quindi sempre palette di Mulac. Semplicemente perché non ho un illuminante low cost di un colore come questo. Per cui sarebbe facile capire. Come palette due che non avrei mai pensato di paragonare, ma in realtà hanno dei colori, raga, che sono identici. Anzi, prima vi faccio vedere degli swatch e poi vi mostro di cosa sto parlando. Questi sono solo due swatch che ho fatto, due fucsia e due bronzi. La differenza, credetemi, è minima. Ma avete capito di chi sto parlando? La prima
low cost Revolution, io la chiamo Galaxy Palette in realtà. Ah, si chiama Forever Flawless Constellation ed ha queste colorazioni che sono un po' rovinate nel blu, ho infilato un'unghia, ma vabbè. L'alternativa ai costi è questa qui di James, ovviamente questa qui costa di più ma ha molti colori in più, però devo dire che un sacco sono similissimi, è tipo la versione mini, quella di Revolution. L'obiettivo ovviamente sarà quello di creare dei colori vagamente simili. Ci proverò, non vi garantisco, ma ci proverò. Volevo utilizzare l'azzurro, ma allo stesso tempo fare qualcosa di total matte, il che è impossibile perché praticamente ci sono un sacco di shimmer. 2 hours later. E ad ora che fisse look con quella di James Charles non ne vengono in mente 1000, con quella di Revolution nemmeno uno. Nemmeno uno, non ho assolutamente idea. Intanto applichiamo del colore a caso, quindi prendo il blu e lo applico su tutta la palpebra. Io non ho, penso, mai usato il blu nei miei make-up. E voi penserete, giusto oggi lo dovevi usare, non potevi fare una cosa semplice? Effettivamente sì, avrei potuto. Ma chi mi conosce bene sa che mi complico la vita. Per adesso sembra che abbia un livido in un occhio, ma lo camufferemo, dai. Quindi questo per ora è uno. Oserei dire quasi uguali. Ok, differenza del colore sì c'è, ma la vera domanda è come proseguiamo adesso? Beh, la pigmentazione devo dire che è un po' diversa. Vi ho avvicinati in modo che possiate vedere bene questo scempio da vicino. Devo ammettere che per farli sembrare simili ci è voluto un po'. Minni, che c'è amore? Ogni pennellata che do li rendo diversi, quindi magari è il momento di finirla qui. Direi alla fine che è abbastanza, quindi da un lato la palette costosa di James Charles, dall'altro è Revolution. Dai, secondo me qui è facile. Per le labbra utilizzerò Wycon e Nabla, quindi passaggio finale e arrivo. Completo gli occhi con mascara ed eventualmente qualche ciuffetto. Tra l'altro sto provando da qualche giorno l'Angelic Touch di Dilly Kick per Cosmify. L'ho messo sicuramente al contrario, ma vabbè. Anche qui, se volete un video, fatemelo sapere quando mi piace. Devo dire che non è male questo mascara. Ok, alla fine, dopo vari tentativi di sistemare in qualche modo questo make-up, devo dire che non è malissimo. Ho aggiunto degli sbaroschini, ovvero delle perline di Shein che sono costate tipo 50 centesimi, e alla fine dei ciuffetti di ciglia finte. E questo è il risultato. Alla fine mi piace tanto come è venuto fuori, un po' meno la stesura dell'ombretto, ma vabbè. Quindi alla fine, secondo voi, qual è il lato low cost e quello high cost? Scrivetelo giù. In realtà, 3, 2, 1... Questa metà era quella low cost, quindi con i trucchi economici, mentre quest'altra quella con i trucchi più costosi. L'avreste mai detto? Ci avete azzeccato? Era palese o meno? Allora, un po' la differenza negli ombretti effettivamente si notava. Infatti, sia la stesura che i colori, beh, sono evidentemente diversi. Devo dire che qua ho fatto un po' di macchia la palette di James. Qua un po' meno perché in realtà era una macchia, diciamo, diffusa, perché il pigmento era molto più basso. Alla fine mi sono divertita abbastanza a girare questo make-up, spero sia stato altrettanto carino anche per voi vedere questo video. Vi ricordo, se vi va, di seguirmi anche su Instagram, dove pubblico sempre foto un po' più ravvicinate degli scatti di questi make-up e non solo. Ah, tra l'altro lì, per chi non lo sapesse, ho proprio una rubrica che si chiama Cosmetic Pills, dove spiego anche qualche nozione di cosmesi. Questo è tutto, spero che il video sia stato di vostro intrattenimento, fatemi sapere se ci avete azzeccato. Nulla, io vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!